Buonasera a tutti, ben trovati, benvenuti a 442. Valentina Cristiani non mi abbandona più ultimamente. Siamo sempre qua, no? È sempre presente. Ciao Valentina, dove sei stata di bello questo weekend? Oltre alla nuova Ferrari alla Gazzetta di Parma, ho seguito la Serie D e la Primavera e ti porto fra un po' anche belle notizie, veramente belle. Anche la nuova Ferrari? Sì. Ah, ho fatto il pre-partita della Spalla, intervista a Manfredini, ex calciatore, ex allenatori. Ma dappertutto. Ti ricordi Prezzemolino? Dappertutto, eh. Dappertutto. No. Ormai la nostra Valentina però, Cristiani è lanciatissima. Anche le squadre bolognesi. Sky, Sport Italia, Rete 8, VGA. La Rai siamo stati. Da la Rai. Noi, la vita in diretta, la domenica sportiva. Va bene, vado a presentare gli ospiti della serata. Parleremo ovviamente di calcio, parleremo di sport, parleremo di spettacolo. Stanno entrando anche degli altri ospiti. C'è un po' di traffico, vado a presentarvi intanto il presidente di Cooperativa dello Spettacolo, Alessandro Ricci. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Che poi c'è il TAG, che è il teatro a Granarolo, che fa parte di questa cooperativa. Dopo parleremo un po' di tante cose che fanno. Vi vado a presentare anche in questo momento la nostra, diciamo, intanto la regia è pronta, vedi? Ormai la chiamo così, Barbara Truzzi, vocal coach, cantante, musicista e non solo. Ciao Barbara, ciao. Buonasera e benvenuta. Ben ritrovata. Fabio Campisi è qui con noi anche Eccomi. Questa settimana, abbiamo tutti Buonasera. I numeri, abbiamo da analizzare stasera, un po' di cose. Sempre stasera, elegante tra l'altro. Salutiamo la Necco, te lo ricordi? Luigi Necco, ci vorrebbero tutti i cinnati dietro però. Che ci dopo spettacolo. Me ne dico uno sulla Valentina. Dopo me ne dici uno sulla Valentina. Ecco. È tornato a trovarci, io dico sempre che l'hanno mollato da Villa Baruziana, in effetti è vero, è uno dei più fulminati che c'è nella provincia di Bologna. Questa sera investe anche, c'è anche una chitarra, non so cosa ci combina. Francesco Preci, buonasera e benvenuto. Buonasera. Ciao, buonasera, ciao. Poi abbiamo degli ospiti, uno sta arrivando ancora in tangenziale, Pietro Maresca, e poi ce ne abbiamo un altro dietro le quinte, ma intanto, non svegliamo troppo, per non farlo svegliamo. Passare, prima di entrare a far parte della puntata, volevo così un attimo sapere da Fabio Campisi questa partita di questo nostro Bologna, come è andata a finire poi, alla fine, col Cagliari che dovevamo, alla fine dovevamo avevamo, fare la svolta. Allora, la premessa che noi ovviamente qui non approfondiamo moltissimo perché abbiamo tante belle cose da raccontare quando si parla di una trasmissione che ospita più cose, è ovvio che diamo spazio un po' a tutto. Beh, avevo parlato che era una partita difficile, io francamente non è che mi aspettassi molto di più. Dal mio punto di vista il Bologna non è che abbia poi fatto una bruttissima partita, direi, la definirei una partita malino, non malissimo, c'è ovviamente chi non la pensa come me, io personalmente non mi aspettavo qualcosa di più. Il Bologna non ha demeritato per quello che sono i numeri che ha proposto in campo, 10 occasioni di cui 4 in porta, 2 bellissime le parate di Cragno, quindi a dimostrazione che il Bologna la sua parte l'ha fatta. Però di fronte aveva un Cagliari che giocava in casa in debito di punti rispetto a quello che ha fatto vedere in campionato fino adesso, con un attacco, diciamo, sicuramente sul pezzo e una mediana che va detto con di tutto rispetto con Cragno che ha fatto la partita della vita. La partita della vita. Intanto facciamo un'entrata come fanno nelle grandi televisioni, facciamo entrare Guido, no, Emiliano Guido. Le star fanno così l'entrata. Buonasera, benvenuto. Abbiamo la nostra star. Prego, ti puoi accomodare qui, guarda, ti accomodi qui. Ciao. Ciao, piacere, benvenuto. Dammi a me tutte queste cose. Intanto ti metti il microfono, che è quello lì, bravo, ti metti il microfono. Ormai esperto. Dicevamo, il nostro amico Guido questa sera è venuto a farci vedere la fascia di... Lui ha vinto il bel Emiliano, perché a 4-4-2 parliamo un po' di tutto. Noi iniziamo col calcio, dopo vi faccio vedere un po' di cose. Intanto che aspettiamo Pietro Maresca, dicevamo appunto, Fabio, un'involuzione incredibile. No, beh, io ho detto quasi tutto, non direi che è un'involuzione, ma il Bologna sta rispecchiando quella che è la sua realtà, cioè una squadra di bassa classifica che dovrà lottare, perché è così. Ripeto, a Cagliari non mi aspettavo più di tanto. È vero quello che dice Inzaghi, se vogliamo fare giocare i giovani bisogna che crescono e maturano. Calabrese ieri ha beccato una brutta giornata, ma dovrà rifarsi, perché comunque la classifica del Bologna è comunque giovane.
Sì, ma se guardiamo l'Atalanta, vai a vedere i numeri dell'Atalanta che sono il doppio di quelli del Bologna ed è dietro di noi. Quindi bisogna anche beccare le giornate giuste e le partite giuste. Ieri Danilo non ne ha beccata una, ieri l'altro, sabato. Vedo un Frosinone, diciamo, un Chievo malissimo. Non ha beccato la partita giusta e insomma insieme al Calabrese hanno fatto fondamentalmente due frettate. Comunque il Frosinone è messo malissimo, il Chievo l'è messo piz, come si dice in dialetto. Sì, in effetti noi, si parla anche di cambio d'allenatore. Sì, abbiamo avuto un'involuzione dalle settimane scorse, venivamo da due partite importanti. Non ti voglio assolutamente contraddire, però abbiamo giocato contro la Roma, abbiamo preso il massimo dei punti con due tiri in porta. Comunque la Roma non è in campo. Che ora le sta vincendo tutte, tra l'altro. Con l'Udinese abbiamo avuto un po' di fortuna, abbiamo giocato sostanzialmente un tempo, abbiamo raccolto il massimo da queste due partite, cioè 6 punti, ma non è che siamo, voglio dire, la squadra da poter ammazzare la parte bassa della classifica. Ecco. Ok, dicevamo, Preci, visto che tu fra le cose che combini sei anche un giocatore di calcio, dicono ce lo ricordiamo bene, narrano le cronache che ti vedono girare tra i campi di calcio, come mai una squadra di calcio una settimana sembra che deve spaccare il mondo in 4 pezzi e la settimana dopo sembrano 11 usciti da non lo so dove? Ma lì la continuità forse è la testa che non c'è. Quindi chi non ha testa non ha neanche gambe? Secondo me a livello mentale non c'è la squadra, anche se io me ne intendo poco perché la guardo poco e me lo chiedi sempre. Però secondo me a livello mentale la squadra non è proprio... È un momento un po' così, perché per passare dalle stelle alle stalle si vede che non è la fase migliore. Tu, Guido, sì. Segui anche il calcio o no? Sì, seguo il calcio un po' meno rispetto agli anni passati perché... E adesso è diventato veramente spezzettato con tutti questi contratti televisivi, quindi sono sempre fuori e ho poco tempo, però lo seguo. Io nasco come giocatore di calcio. Ah, sì? A livello amatoriale. Io sono di Modena a livello molto prima categoria. Vabbè, prima poi categoria, purtroppo infortuni vari ho dovuto cambiare. Che squadra hai giocato? Ho giocato la Città dei Ragazzi di Modena, che è una io ho giocato storica. Tanti anni nel modenese anch'io, sì, eh. Sì. Ho giocato tutti i gironi possibili immaginabili, dalla prima alla seconda alla terza, e sempre calcio anche quello, in realtà un po' diverso, ma comunque sempre calcio. Presidente, oltre a gestire tutto quello che riguarda il teatro, ogni tanto un occhio alle squadre della zona le diamo o non le diamo? Come d'obbligo, anche se non sono un appassionato in modo particolare. Non sei un appassionato, ma sei in una zona di confine quasi, mi viene da pensare, sei vicino a Ferrara, ma sei di Bologna. Non esageriamo, Canarolo vicino a Ferrara ce n'è ancora un bel po'. Quindi ancora... rimaniamo tifosi del Bologna, non siamo ancora... Precisiamo. No, perché questa settimana devi sapere... Non siamo nella bassa ancora. Non siete nella bassa. Non cominciare con questa, no. Con questa storia, noi siamo ancora nella zona alta della pianura bolognese. Ancora dalla zona alta, però c'è stato di recente il presidente, hanno fatto un po' tutti gli spiritosi a Ferrara, non hanno più beccata una dopo che hanno parlato, hanno 9 punti però. Giocato sì, bene, però se però vai a vedere, anche con l'Inter è stata sfortunata, perché comunque è una partita che l'Inter ha fatto 2 tiri, ha fatto 2 gol. Però se sbaglio un rigore, allora poi proprio le partite vanno viste anche diversamente, cioè la Spalla in questo momento non sta raccogliendo, però diciamo che il suo calcio lo sta facendo. Comunque 4 sconfitte consecutive sono un bel fardello che hai sulle spalle dopo aver fatto 9 punti spalle, cioè. E poi dopo pili 4 sconfitte consecutive. Enrico parlava poco fa, Fabio, di Calabresi che è stato convocato in nazionale con l'Under 21. Esatto. Calabresi è stato convocato, quindi è qualcosa, motivo di orgoglio per un attimo di positività anche dalle nostre parti. Ma come adesso la prossima partita di campionato del Bologna sarà un altro impegno abbastanza tosto, ma fortunatamente c'è la pausa, diciamo, Enrico, che sì, però dopo la pausa abbiamo subito Torino, quindi voglio dire bisogna rimboccarsi. Sì, tra l'altro abbiamo un trittico Torino Sassuolo Atalanta, dove ho scherzato con un po' dal mio profilo Facebook dicendo appunto che Mazzarri ha già messo le mani avanti criticando gli arbitri, che finora non avrebbero fatta nessuna buona a favore della propria squadra. Fatto sta che Mazzarri, quando c'è di mezzo il Bologna, deve sempre tirare fuori qualcosa. Eh sì, perché lui qui, oltre che aver allenato qua, ha trovato ha iniziato proprio nelle giovanili del Bologna, poi sì, secondo di Oliviere e compagnia bella, insomma.
insomma, io l'ho anche seguito quando poi andò alla Pistoiese con il, che dove giocava Alberto Villa, che lo allenava lui, c'ero anch'io, cioè abbiamo fatto delle serate, ce n'ha di Borchia però, ragazzo, peggio di me, ma in giro che è, più, è quasi più pitonato di me. Io, sì, da casa il pubblico femminile, anche quando vedrà questi scatti, non rimarrà deluso affatto. Uomo nobile dall'apparenza impegnativo, di animo vero. Scattava sempre. Ma spiegami un attimo, tu sei il bel Emiliano, cioè hai vinto questa... Sì, ho vinto questo concorso così, non partecipando per caso. Io avevo accompagnato una mia amica che doveva fare la selezione femminile, quindi non sapevo neanche dell'esistenza. Arrivato lì in discoteca, mi è stato proposto questo concorso maschile, ho partecipato perché comunque non sono, non mi imbarazzo, non sono un ragazzo timido, mi hanno detto dai, sei il tipo giusto, e poi è andata a finire così. Prima il casting, poi la finale, e basta, adesso siamo qua, abbiamo fatto addirittura un calendario, quindi tanta roba, tanta roba. Tanta bene, roba. Bene, 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 questo è importante. Intanto vedo sugli sfondi arrivare anche Pietro Maresca. Barbara, tu invece su che fronte? Perché adesso i fronti si aprono diversi. Diciamo che dopo la Barbara O'Neill che suona la batteria in discoteca o che canta con esatto. il DJ... Nel reparto vocal coach so che hai anche dei talenti per le mani, che gli stai insegnando appunto a utilizzare la voce. Come procedono? Beh, procedono molto bene. Adesso andrò in trasferta a novembre in Sicilia all'Artist Academy. Lì ci sono già una ventina di ragazzi interessati ad approfondire il lavoro con me, a venire sotto le mie grinfie, non solo dal punto di vista canoro ma anche dal punto di vista proprio come coach, quindi un discorso fisico di potenziamento della mente, diciamo di come affrontare l'errore, anche il superamento dell'errore, tutte le cose. Se non si ha l'apporto, il supporto psicologico, l'errore, il fisico da solo non va da nessuna parte. L'errore può diventare anche l'orrore quando persevera. È arrivato anche Pietro Maresca. Buonasera Pietro, benvenuto. Bentrovato. Buonasera a tutti, ciao Enrico. Ben trovato, come sei venuto? In elicottero? In bicicletta? No, il 500 Abarth, perché ero in ritardo, allora avevo bisogno di... Cabrio già chiuso? Già chiuso e già freddino. Già freschino, già freschino. Caro Pietro, stavamo dicendo appunto di questa involuzione, perché tu sei, oltretutto che ti occupi molto di tennis, sei il vicepresidente della Virtus, sono stati degli eventi importanti, bellissimi, sviluppati in una maniera incredibile, però sei un gran tifoso e appassionato di calcio, segui il Bologna, un'altra squadra, che anche quest'anno arriverà seconda, te lo dico, cioè non c'è niente da fare, eh. Quelli là, non gli, non gli, cioè 24 punti in 8 partite, Ronaldo tocca una palla, la mette là come deve essere messa. Vediamo, vediamo come gira la Champions. Dai, no? Vediamo come gira la Champions, avete già scartato il campionato. C'ha la cravattina in tono. C'ha la cravattina in tono. Il Bologna come l'hai visto, Pietro? Il Bologna è ancora un po' indecifrabile, secondo me, in questo avvio di campionato. Non capiamo bene... se c'è o ci fa. Sì, quello che può dare, quello... Onestamente sono cambiati tanti giocatori, è cambiato il mister. La partenza è stata così così, però abbiamo visto anche delle buone prestazioni. E come mai che si passa da una buona prestazione di livello anche importante, perché porti a casa 3 punti con delle squadre anche sulla carta molto più forti, poi ti presenti a Cagliari, una tua concorrente, arrivi là, devi fare almeno la partita da, insomma, non dico dalla vita, ma quasi, e porti a casa dei secchi d'acqua. Ma io la partita col Cagliari non l'ho vista tutta, però la mia sensazione è che comunque i livelli siano abbastanza simili tra queste squadre. E tante volte magari l'atteggiamento di come si entra in campo, i primi minuti o un episodio favorevole o meno può cambiare la partita. Non vedo veramente la persona che possa fare la differenza o il giocatore che possa spaccare le partite in questi livelli. Non so quante squadre a livello del Bologna propongano un gioco spumeggiante o impongano il proprio gioco in ogni partita. C'è uno che potrebbe essere quello che fa il caso nostro. Ho capito. Perché c'è Mino che sostiene, dice che Sarri, che è un ex allenatore, fa giocare le squadre 3 tocchi in orizzontale, se il quarto non è in verticale, tutti a casa a fare la doccia, ammazzate. Cioè, questo per dire. Sarri intanto se n'è andato dall'Italia, e quello che magari faceva prima, forse lo fanno anche altri allenatori, ma perché la nostra squadra, il Bologna, per fare un tiro in porta, cioè per arrivare là, perché a giocare a calcio, chi ha giocato in prima categoria, chi ha giocato in sé, è uguale. Cioè, lo scopo è fare gol, bisogna giocare in verticale. Come mai che è così difficile?
Per esempio il Cagliari effettivamente con Castro ha spaccato la partita. Ieri aveva una buona mediana il Cagliari. Noi non l'abbiamo quello lì, non ce l'abbiamo. Noi un giocatore come Castro, mi domando, ce l'abbiamo in rosa quello che possa... Forse Swanberg che può spaccarti la partita, ma ancora non è nel... Deve giocare ancora, deve mettere un po' di partite, deve sentirsi più fiducia, probabilmente più continuità, però il campionato è appena iniziato, siamo all'ottava giornata, è lunga. Ecco. Vedi, lui sostanzialmente viene un po' dalla mia parte, moderazione. Cioè, sembra che abbiamo posso già... rimediare questo, posso rimediare no? No, ma va bene la moderazione, per l'amor di Dio, va benissimo, solo che sai, dopo diventa difficile fare delle belle partite, puoi fare di quelle una via di mezzo sarebbe anche sostengo questo, non si può pensare di cambiare allenatore e diversi giocatori ed avere subito dei risultati e la squadra che gira, ci vuole tempo, vediamolo un po' alla fine, facciamo passare altre 4 giornate. Sì. Il prossimo trittico dopo la pausa Sassuolo, Atalanta e Torino, cioè Torino, Sassuolo, Atalanta mi sembra. Io ho visto anche delle buone cose, è un Bologna che gioca molto di rimessa, però per esempio l'azione del secondo gol con la Roma è un'azione molto bella, molto secondo me ragionata e non così casuale, mi sembra che gli schemi e i giocatori per poterlo fare davanti ci possano anche essere, forse a centrocampo c'è bisogno di trovare l'alchimia giusta. L'alchimia giusta che l'alchimia giusta invece l'ha trovata il presidente Alessandro Ricci della cooperativa dello spettacolo al teatro di Granarolo, avete trovato l'alchimia giusta per creare un giro di spettacoli incredibile in un teatro privato, tra le altre cose. Beh, visto che parliamo di calcio, noi abbiamo fatto un accordo, ad esempio, con Gran Amica, che è la squadra... Conosco bene l'allenatore, tra l'altro. Perfetto, noi abbiamo fatto un accordo nella quale ovviamente gli atleti, i ragazzi, i genitori e quelli del circuito del Gran Amica hanno la possibilità di avere un accesso facilitato alla struttura del teatro, stessa cosa per l'Atletico Quarto. Siamo un'esperienza giovane, è un teatro di proprietà privata, abbiamo fatto questa pazzia qualche anno fa di investire in una struttura teatrale, di realizzare un teatro e anche di avventurarci nella gestione. Ma per dare intrattenimento al paese, alla zona, perché per riempire le serate invernali un po' così, un po' noiose fino adesso se vogliamo, o no? C'è questa cultura dell'idea della bassa, del luogo, io l'ho detto, la del bassa luogo un po' sperduto, sono stato generico. Una concezione metropolitana, siamo un teatro in provincia, ma io sono stato generico, non ma non siamo un teatro di provincia, siamo un teatro metropolitano a tutti gli effetti, con un programma e un cartellone che si rivolge ad un pubblico vasto della comunità metropolitana. L'idea è quella ovviamente di riempire un vuoto che sul territorio c'era. Granarolo storicamente non ha mai avuto una struttura teatrale. È un teatro, è comunque luogo di aggregazione, luogo esatto. di vita culturale, di ricchezza dal punto di vista delle opportunità di crescita di una comunità. E in questo contesto anche il rapporto con anche il mondo sportivo, con chi pratica discipline sportive, che ha la possibilità di creare sinergie in questo caso. Comunque prosa, musica, teatro ragazzi, cabaret e cinema. Sì. C'è un po' di tutto, anche il cinema, quindi diciamo che il pacchetto è completo. Sono oltre 50 serate in una stagione, quelle che noi andiamo a proporre, alcune anche di qualità molto alta, alcune anche con produzioni. Noi ospitiamo quest'anno la residenza del nuovo spettacolo Risate dal futuro di Malandrino e Veronica, nostri, che produrranno all'interno del nostro teatro il loro nuovo spettacolo e faranno l'anteprima da noi. Faranno. Che saluto Malandrino e Veronica, sono comunque nostri colleghi qua, lavorano qua in radio, un anno sì, un anno no, io li vedo sempre passare, poi li vedo sparire, comunque sono due bei personaggi. Spesso avevano anche il teatro aperto quest'estate, poi avevano un programma su da noi appunto radio, è un po' che non li vedo ma sicuramente molto presto li vedrò e sono delle belle iniziative comunque perché il teatro, e mi aggancio anche così a un'altra parte teatrale con Francesco Preci, dal 20 ottobre, sicuramente è un'altra cosa. Oh my god, è un'altra cosa, diciamo, non è una cosa, è uno spot, è una serata spot che si svolgerà al teatro di Marzabotto.
8, il 20 ottobre, dalle ore 21 circa. E, in questo, e cosa succederà? 21.30, 20.30? 21.30, 21.30. 21.30. È uno spettacolo, beh, innanzitutto proprio uno spot, no, perché abbiamo già una data anche in città, sbarchiamo anche in città in novembre. C'è scritto 21 qua. Alle 21, sì, ma come poi a teatro, sa, alla fine chi è che presenta, chi è il presentatore? Sei tu, Enrico. Sono io. Questa è una serata, innanzitutto una festa. La giacca, La giacca è di mia madre, sarà un bel no social party. Il party è una festa. Una io lo festa. Volevo chiamare in un altro modo, ma lui ha deciso per social. Io avrei cambiato solo quella parola lì. Sì. Ma va bene. No, ma va bene. È una serata dove si esibiscono diversi artisti della zona. Abbiamo già capito. Ci sarà un grande presentatore, Enrico Ciazzo, che debutta a teatro. Incredibile, Enrico. Sì, debutterò anch'io a teatro. O mi butterò. Vediamo un po' quello che succederà. L'importante è che. Proprio per sempre per rimanere nel discorso dell'aggregazione, questi paesi che sono attaccati alla zona metropolitana, ma con 5-10 km, oltretutto è anche più facile parcheggiare. Così ve lo dico: se siete in città e a sabato sera siete annoiati, potete andare verso Granarolo, andate a trovare i ragazzi del teatro di Granarolo. Se no, andate verso Marstabotti in 20, ci siamo noi che faremo del nostro meglio per intrattenervi. E comunque, in ogni caso, abbiamo sempre nella testa, no? Euro 4, euro 5, euro 6, euro 8, euro 10, euro 12, dove parcheggio, dove la metto la bici elettrica, non c'ho. Ogni tanto andiamo fuori e abbiamo già risolto i nostri problemi. È più facile trovare a parcheggiare. Non diciamo non facilissimo, ma mettiamola così per fare. Anche Granarolo. Anche Granarolo, certo. Vero. Noi abbiamo un ampio parcheggio. Poi vi scritturiamo. Siamo, siamo pronti ad ospitarvi nello spettacolo. Prima ci dobbiamo vedere come siamo messi. Vediamo cosa succede dopo il 20. Allora mandiamo qualcuno a vedere. Prima dobbiamo vedere. Paghi infiltrato. Mandiamo qualcuno a vedere. Esatto. Abbiamo, diciamo, molta voglia di fare e crediamo molto in quello che andremo a fare. Ci sarà, tra le altre cose, anche Barbara Truzzi, perché è importante avere comunque una partire da una squadra, no? Partire da una squadra, poi come dicono adesso, che a me non mi piace dire in inglese, ma lavori in corso, ecco, lo dico in italiano, lavori in corso, durante il lavoro in corso tutto potrà essere mutato e cambiato, migliorato sicuramente, e poi perché no, allargarsi anche a nuovi orizzonti, è quello che serve un po' a tutti, in tutti i settori, sia nello sport che nello spettacolo. Questo è importante, perché se non ci sono queste iniziative, ovviamente, voi immaginatevi quanta gente vi toccherebbe di stare in casa sabato. Invece così, un po' di teatro, un po' di cinema, un po' di spettacolo. Le partite ormai, quelli che tifano Bologna, anche se non la guardano, dopo partiscono l'ansia. Il basket questo weekend, meno male che c'è la Fortitudo. Tutti in testa alla classifica, anche il basket. Sono tutti in testa. E poi Valentina, abbiamo anche delle note importanti. Esatto. Ti do anche l'ultima, a fine ottobre, sì, esatto. Non ci saranno solamente i vostri bellissimi spettacoli, ma anche il rientro di Saputo a Bologna, sia per lavoro, ma anche per star vicino alla squadra. Quindi anche questa bella notizia, con la ripresa del campionato dopo la sosta, ci sarà anche lui a stare vicino ai ragazzi. Benissimo, questo sarà un evento importante. Come fanno pagare biglietto? Non lo so. Presente Enrico Ciaccio. Con la stessa giacca, la stessa foto. Ecco, la sua giacca, è quella che gira. Questa giacca non me la metterò, ce ne ho due nuove, una d'oro e una d'argento. Così, diciamo. Preoccupatevi da casa, preoccupatevi. Una per la polverina? No, perché per la polverina, sabato 20 siamo lì, ma il sabato dopo. Così ve la butto lì, ma ne parleremo in radio. Ci sarà anche Sandy Martin qua a Bologna, che io ho già intervistato. Non è mica tanto biondo, visto. Ma è molto biondo, sul platino anche. A proposito di biondi, visto che ho Maresca, prima di andare un po' in pubblicità, gli voglio fare una domanda. Tutti quanti ormai avete visto, avete letto giornali, avete letto un po' dappertutto quello che è successo a Bologna ad agosto. È successo all'autostrada, è scoppiato quel camion con danni su danni, è successo praticamente il finimondo. Abbiamo vissuto un pomeriggio fuori dal normale, che ormai solo a pensarci, ma il primo pomeriggio, le prime 3-4 ore sono state veramente assurde, fuori dalla norma, inimmaginabili, una cosa del genere. E Pietro Maresca ha proprio la sua azienda sotto, la Maresca Fiorentino Fiat, è stata forse quella più colpita in assoluto, o comunque se non la più colpita, poco ci manca. Pietro, oltre che essere ripartita l'autostrada, hanno aggiustato in tempi record, bisogna darne atto alla nostra città, che hanno fatto un lavoro incredibile, anche voi vi siete rimboccati le maniche? Sì, da subito è stata veramente una cosa incredibile, poteva essere una tragedia anche di dimensioni molto peggiori per le persone, e di questo comunque dobbiamo ringraziare e fare un applauso a tutti i soccorritori e le forze dell'ordine che sono intervenute da subito. Subitissimo, sì. Rimettendoci anche loro poi oltretutto.
un insieme di casualità ha fatto sì che comunque ci fosse poca gente in giro e questo forse ha evitato veramente disastri peggiori. Noi da subito ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo riaperto il 21 di agosto, anzi il 20 pomeriggio a dire il vero, in condizioni magari non facili, con alcune persone ancora a casa e lavoro in corso, facendolo ovviamente a compartimenti. È stata dura, però questo era il nostro desiderio da subito, metterci alle spalle questa brutta esperienza, e devo dire che ci sono stati tanti clienti che comunque sono venuti da subito. Il mese di settembre, pur con le difficoltà dei lavori, è stato un mese buono dal punto di vista delle vendite. Grazie a tutti i collaboratori che hanno dato il massimo, perché comunque ricordo non avevano neanche l'aria condizionata. Io mi ricordo che avevate i tavolini perché c'era scoppiato, era tutto venuto giù, quindi lavorare in condizioni impossibili, ma però probabilmente è in quelle occasioni che si tira poi fuori qualcosa in più che abbiamo messo tutto in campo. Il meglio che ognuno cerca sempre di tirare fuori. Mi viene da pensare, ma in quei giorni lì sicuramente tutti quelli che avevano già ordinato le macchine, che c'era tutto, non so, è stata una cosa complicatissima da gestire, perché poi ti sarai trovato con 100 persone, 100 macchine dopo 10 giorni a doverle gestire. Sì, quello probabilmente è stato il lavoro, ed è tuttora il lavoro, perché non è finita, è più difficile da gestire, perché chiaramente non è dipeso dalla nostra volontà, però certamente molti clienti hanno avuto dei disagi ai quali abbiamo dovuto cercare di far fronte nel miglior modo possibile. Però, ripeto, c'è stata veramente tanta solidarietà e tanta vicinanza da parte di tutti, e questa credo che sia stata la cosa più bella di questa brutta esperienza che ci portiamo. E la cosa bella anche che, come sembrava, cioè, ad occhio di tutti è sembrato un'apocalisse da non poterci saltare fuori, invece in pochissimo tempo bisogna veramente dire, a parte che hanno sistemato sotto la strada davanti a voi, hanno sistemato tutto in tempi record, hanno cercato di sistemare anche quelli che hanno avuto problemi alle case vicino, al ristorante di Guido. Anche il ristorante Randaggio. Che salutiamo gli amici da Randaggio, sono riusciti anche loro. Sono riusciti ad aprire, perché anche loro hanno avuto dei danni importanti, però hanno riaperto già verso fine agosto. No, devo dire che il quartiere ha reagito alla grandissima, ma tutti proprio, senza dimenticare nessuno. Come sempre siamo poi abituati in Italia a darci, quando succedono queste cose, che è veramente causa di forza maggiore, perché era impensabile. I primi video che abbiamo visto, io poi che abito vicino, quando abbiamo visto quella cortina di fumo alta nel cielo, abbiamo pensato a tutto, tranne che a quello che era realmente successo. Cioè, pensi già in questi periodi, viene sempre la prima cosa che ti viene in mente quando senti quei bussi e vedi quelle cortine di fumo, pensi già agli attentati, pensi alle cose. No, è stato l'estate così, poi anche i fatti di Genova comunque poco dopo hanno veramente alimentato paure e sensazioni. Senso che adesso tutte le volte che vai per una strada, vai per un ponte, c'è così, un po' di ansia. Tutti noi abbiamo sempre quella situazione un po' fisica che ti viene. Abbiamo l'80% dei ponti che sono un punto interrogativo. Non siamo le Iene, non siamo report, però tutti noi abbiamo visto un po' ultimamente dei documentari, chiamiamoli così, o dei filmati o degli speciali, e veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Abbiamo parlato di cose che secondo me abbiamo bisogno di un po' di pubblicità adesso per rinvigorirci. Arriviamo subito, state con noi che abbiamo ancora tantissime cose da dire. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna, in Piazza della Pace 7 e in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Da 3 generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza.
nelle città, smog e polveri sottili condizionano pesantemente la tua salute e la tua vita. E l'aria che respiri in casa è spesso peggiore di quella esterna. Bologna non si salva di certo. Puoi salvarti tu. Residenza Le Rose a San Lazzaro, classe A4, con produzione energetica superiore ai consumi con zero emissioni, struttura antisismica. Ma abbiamo pensato anche all'aria che respirerai in casa per tutta la vita. Abbiamo installato un eccezionale sistema di sanificazione ambientale a ventilazione controllata con ricircolo e purificazione dell'aria. L'ambiente di casa sarà sempre pulito da smog, polveri sottili, pollini, aria viziata, muffa e umidità. Diamo un'occhiata ai filtri dopo solo qualche mese dall'installazione. Guarda bene. Tutta quella porcheria nelle altre case la respirano, tu no. E l'impianto prevede una manutenzione veloce ed economica. Residenza Le Rose, a San Lazzaro. Hai capito tutto? Bene, adesso respira. Da secoli le monete d'oro sono l'investimento più sicuro. Sono giornalmente quotate nelle principali borse internazionali. Conservano il loro valore, indipendentemente da eventuali cambi di governo. Consulta San Marino Oro per investire nel tuo futuro. Città, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. A proposito di Bologna, in studio, secco. Intanto vi presento, subito è venuta a trovarci, meno male che sei venuta a trovare, devo dire, da Reggio Emilia, la nostra Anna Maria, Anastasi. Abbiamo bisogno di essere di nuovo qui con voi. Ben ritrovata. Piacere nostro. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci dici un po' dopo, come riprenderci un attimo di salute. Però prima di questo, e prima di andare avanti, c'è un interista qua ad occhio questa sera che è pronto a dirci la sua con la chitarra. Interista? È pronto? Sì, non poteva venire perché si è trovato intrigato verso Ronco Bilaccio, allora ha sentito questo odore di diesel, asfalto, merda e botte vita e voleva farti sentire uno dei suoi pezzi urlando contro il cielo. E così hai ripreso a fumare, a darti da fare, è andata come doveva, come poteva. Quante briciole restano dietro di noi. O brindiamo alla nostra, o brindiamo a chi vuoi. L'amore conta, l'amore conta. Per quanto tiri sai che la coperta è corta. Nessuno dice mai che sia facile, o forse qualche Dio non ha finito con te. L'amore conta. Benissimo, io pensavo, mi aspettavo qualcosa di pesante, lo stavo già minacciando. Avevo paura di comunque no, ti, aspettavo qualche ti saluta Luciano da Correggio. Va bene, salutiamo Luciano da Correggio. Preci comunque sarà il disturbatore del palco il 20 ottobre. Tornando a parlare un po' delle nostre cose, parto subito da Pietro, come ho finito con Pietro riparto da Pietro. Lo scudetto chi lo vince? Perché Mino sostiene che la Juve non lo vince. Così, Mino non rispondo alla domanda, ma perché volevo ricordare che Preci mi ricorda un giocatore dell'Olanda. Ti ricordi bello, i fratelli De Boer? Lui? È uguale. Uguale, vero? Hai ragione. De Boer. Se dalla regia mi trovi una foto di De Boer, hai ragione. Adesso lo guardo. Non mi ricordo se è Frankie o Ronald. Quello... Non so, ma lui mi ricorda vagamente Fabio De Luigi. Non so perché. Mi hanno già detto. Sì, mi hanno già detto dopo. Comunque ho per la regia una foto di me con Fabio De Luigi. È vero, è vero. Tantissimo. No, comunque si assomiglia davvero, no, più di profilo che davanti. Ed è Luigi che si è prestato a fare la foto. Esatto. Lui si è prestato a fare la foto con te perché assomiglia. Hai ragione, se abbiamo è un gran attore adesso. Però sembra De Boer quando era giovane. Intanto per entrare un po' così, entrare un po' nella trasmissione come prima. Non che non volessi rispondere alla domanda. No, no, ma dopo te la rifaccio, non è un problema. Prima di sentire il bel emiliano, che cos'è in realtà? Il più bello dell'Emilia Romagna, cioè proprio il più bello? È un concorso che è stato ideato e progettato da
dal mitico fotografo Giuseppe Buccaria, e sarebbe... È di Reggio Emilia, Buccaria. Buccaria di Reggio Emilia. Se lo vedi, digli che quando lo becco... Sì, è un personaggio un po' losco. Un personaggio un po' losco. Che anche ascolti, chissà. Che ascolti. E va in giro ad adescare dei personaggi come me per questi concorsi. Ma adescare poi, insomma. Ma la giacca, avendolo così, l'hai fatta te? È un fatto dire, eh? Adescare. Sì, detto così. Detta così è un po' brutta, sì. Ma la giacca che mi interessa, l'hai fatta tu o l'hai comprata no, così? No, nasce così, ma sono un personaggio a Modena, mi conoscono, sono molto particolare. Non l'avrei mai detto che eri un personaggio. Molto particolare. Giuro che non avrei mai idea. Cioè, io molto particolare. Passo inosservato. Sì. Strano che io non ce l'ho una giacca, è quello che mi sembra. No, però se volete fare il cambio durante la pausa. No, ma ho già visto che la potrei far diventare così, ho già studiato un po' una qualcosa di simile potrei fare. No, per il 20 c'ho già due cose interessanti. Cos'è che spinge di più, Presidente Rizzi, la cosa che tira di più a teatro? Perché un teatro multifunzionale come il vostro, no? Che ha prosa, cinema, ragazzi, cioè la parte forte qual è? La parte forte è sicuramente il comico, è quello che la rassegna comica è sicuramente quella che riesce ad avere il maggiore successo anche in tempi molto rapidi. Abbiamo già fatto il sold out con Vito, stiamo per fare il sold out con Pizzocchi, ma anche tutti gli altri che salutiamo, che viene spesso qui da me, Maurizio. Tutte le altre parti della rassegna comica hanno un successo importante. Vedo anche per i bambini che c'è molto, molto spazio per i bambini. Ci sono alcune rassegne dedicate ai bambini la domenica pomeriggio, ai bambini, alle famiglie, che hanno sempre anche questo è un grande successo. Poi ovviamente non può mancare la prosa. Quest'anno peraltro abbiamo in accordo con Ater, abbiamo portato e portiamo due spettacoli importanti, quello di Valentina Ludovini e quello di Simone Cristicchi in teatro, due opportunità che ce lo possiamo permettere attraverso il rapporto con Ater, con quindi la struttura regionale dei teatri. Importante, perché di bambini ce ne sono veramente tanti. Posso chiederti quante serate fate l'anno? Noi fra tutte le rassegne, compreso la parte cinematografica, siamo oltre 50 serate, quindi è un cartellone molto impegnativo, molto denso. Molto denso, è bello perché comunque è un mondo interessante, molto bello quando c'è dello spettacolo, perché lo spettacolo ci toglie un po', ci distrae da tutte queste cose che siamo abituati ormai tutti i giorni, accendere la televisione anche questi giorni, fra la natura che si è rivoltata all'uomo, e questo abbiamo già visto che è una cosa ingestibile. In più, l'uomo che fa delle cose sempre peggio ogni giorno che passa, distraiamoci un po' col teatro e con le notizie di sport, che Valentina anche questa settimana. Esatto. Ti porto di belle notizie, partiamo dalla primavera che si è imposta per 4-1 sul Padova. Addirittura? Esatto, sì, ha fatto molto bene, da segnalare subito Visconti che ha segnato sia la prima rete e anche ha fatto l'assist per il raddoppio. Al 23esimo pensa Enrico che eravamo già sul 3-0 grazie a un missile di Mazza che ha fatto una bella doppietta personale e ha realizzato anche sul rigore nella ripresa il gol del 4-0, solo il gol della bandiera nel finale per il Padova. Però le notizie più belle vengono da Mezzolara Modena che è finita 1-1. Però c'è proprio un'impresa storica per questi ragazzi budriesi che, come ti ricordi, hanno vinto anche in Coppa Italia. Avevano contro vinto il Modena per 1-0, qua 1-1 hanno fermato questa forte corazzata che le aveva vinte tutte fino adesso davanti al pubblico delle grandi occasioni, con 1200 spettatori, 700 solamente venivano da Modena, quindi c'erano proprio di tutto e di più. Le reti tutte nella ripresa, segnato subito Mezzetti con un grandissimo tiro raso terra e ha pareggiato poi nel finale, potremmo dire, al 30esimo della ripresa, appunto la corazzata modenese. Passiamo quindi al Sasso che ha pareggiato con il fanalino di coda contro il Voghera. Voghera subito in partita che ha segnato subito nei primi minuti, però hanno poi espulso subito il suo marcatore, che è Casiraghi, al 37esimo del primo tempo. E visto in 11 contro 10, nella ripresa è arrivato quindi il pareggio del Sasso Marconi.
chiudiamo quindi con l'Axis. L'Axis è andata invece malino, ha perso per 2-1, diciamo che hanno fatto tutti i bolognesi, nel senso che le due reti del Calvin Asport sono arrivate per due disattenzioni dei bolognesi. La prima praticamente è arrivato con un retropassaggio proprio al portiere e quindi subito l'impeccata dell'attaccante avversario. Purtroppo sì. L'altro gol su punizione, praticamente la deviazione è del bolognese nella propria porta. Nulla da fare, invece è molto bello il gol del parziale pareggio dei bolognesi che è stato su un preciso diagonale e qui proprio ha trafitto il portiere avversario. Bene, quindi abbiamo saputo che le nostre squadre si sono comportate più o meno bene. Ha pareggiato anche Limolese per chiudere proprio Limolese il quadro della situazione. Bene, Limolese ha pareggiato, quindi la situazione è tutta sotto controllo, la Valentina ormai gira, controlla tutto. Volevo sapere Fabio cos'è che voleva dire prima, che ha lanciato qualcosa. No, bisogna stare attenti, dai, accendelo perché è pericoloso. Giustamente facevi presente prima tutte le trasmissioni dove lei è stata. Cosa manca? Anche sabato sera era dalla De Filippi. Non l'ho visto. No, facevano sempre vale, non vale, vale, non vale. Cioè. Ed era tu sì che vale. Oh, oh. Era lì qua. No, però questa dai. Allora, le cose sono due, lo prendiamo solo. Chapeau. Per tutta la trasmissione almeno 100 volte, te lo dico. Lo scritturiamo. No, lo scritturiamo una sera, lo mettiamo con una seggiola sul palco da solo, a ruota libera. Però prendiamo Fabio Tobisio, però, Luigi. Ma il 20 non avete posto per anche finché vuoi. Ci siamo, dai. Siamo tutti pronti il 20. Benissimo. Tornando a parlare di calcio, invece, prima di tornare a fare il giro, siccome i giocatori sono un po' stanchini in questo periodo, dottoressa, andiamo contro l'inverno. Manca poco. E i giocatori, comunque, anche loro sono a rischio di raffreddore. Diamo qualche consiglio ai nostri calciatori del Bologna, che vale per tutti. Certo, bisogna ovviamente adesso mettersi in difesa, quindi lavorare molto sul sistema immunitario e si può lavorare anche con l'assunzione di propoli, che sicuramente conoscerete tutti, che è appunto una preziosa sostanza che ci aiuta proprio a proteggerci dall'attacco di virus e batteri che in questa stagione sono veramente cattivi e quindi è sempre bene comunque scegliere una propoli purificata e decerata in modo da potenziare la biodisponibilità e quindi in questo modo avere un'azione sia immunostimolante ma anche diciamo antibatterica, sia batteriostatica che battericida. Quindi propoli sicuramente da assumere sia come prevenzione ma anche già come trattamento per adesso le prime malattie da raffreddamento, tipico per esempio il mal di gola. Io la consiglio un'assunzione un po' particolare, anziché diluirla nell'acqua, assumerla direttamente, la soluzione idroalcolica, farla scendere in gola. Cari ragazzi! E in un giorno risolviamo. Adesso abbiamo la pausa. Risolviamo immediatamente. Abbiamo la sosta della giorno, nazionale. In che senso? Cioè, siamo un giorno. No. Come? Stiamo un giorno. No, no, un giorno. Si sta lanciando. Imbottiamo di propoli e risolviamo immediatamente. No, ma perché sente l'influsso del 20 di ottobre, quindi si sta preparando. Sì. E tu invece che ultimamente ti vediamo anche a queste cose, cos'è che disegni? Cos'è che fai? Sono a Ranzani 13 e sto affrescando le pareti di una parte del Ranzani 13. Quindi... Mentre la gente mangia, No, in realtà ci sono quando voi riposate, io sono al lavoro, quindi negli orari più impossibili, negli orari al sabato e la domenica quando non sono chiusi per pranzo, io sono lì che trasformo queste pareti, c'erano dei problemi di oscurità e quindi tramite i colori, molti spazi bianchi. E le pareti di certe aziende ti è mai capitato di farle o no? Pareti di aziende ancora no, nelle aziende ho fatto anche dai vostri vicini di concessionaria, che infatti mi ero spaventata moltissimo quando c'era stato l'incidente, e, dei live painting, quindi dal vivo, durante degli eventi io realizzo queste grandissime opere insieme al DJ set con la musica di 4-5 ore di performance dove dal vivo creo queste opere che poi rimangono nelle aziende. Ah, bello, hai capito? Interessante. E le persone dipingendo le macchine anche, per esempio? Non ho dipinto le macchine, ma ho usato pezzi delle auto per dipingere, nonché parti del corpo, un po' tutto, a seconda del concetto che
che va bene dipingere le auto non ci hai mai pensato? Ma ormai sto dipingendo di tutto, quindi non escludo di arrivare anche a quello. Se mai visto un'auto dipinta bene, fatta bene a mano da qualche artista? Adesso che così a memoria non mi viene in mente. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso con delle biciclette. Biciclette, ma auto? Auto no, però biciclette. E invece delle auto abbiamo decorato per la Fabbri con i loghi della Maiolica loro, della Marena. Delle 500 che sono venute molto belle. Potrebbe essere un'idea per il futuro. Cioè, il concetto non è quello della street art classica con le bombolette a spray, ma è proprio il discorso del pennello, del lavoro di fino e quello che cresce piano piano. Il bello durante gli eventi, ricordo questo evento dove una signora si è seduta alle 7 e si è alzata a mezzanotte. E lei diceva che più o meno tutte le volte che pensava un colore vedeva che lo tiravo fuori, quindi era esaltatissima di vedere il risultato finale. Dalla tela bianca. Queste sono le performance. La giacca di ciasso si potrebbe. E sui tessuti sì, ho fatto. Sui tessuti potresti sì. E c'è anche qualcosa in cantiere con una stilista. Prima vengo io. Mi piacerebbe. Tu sei. Non li autostilizzi. Tu ti autostilizzi. Quindi su questo non si può assolutamente discutere. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Pietro e Fabio. Fabio e Pietro. Guarda la regia che guarda sta foto, guarda sta foto. Intanto dalla regia ecco. Luigi e lui, alla fine diversi. Siamo fratelli separati alla nascita. Ah, se gli fai i capelli dei colori uguali, lì si fa fatica. È verissimo. Voi avete anche lo stesso sorriso più o meno. No, è simpaticissimo comunque. A lui sì, lui quando faceva quella sitcom bellissima quella lì, c'ha dei tempi teatrali, quel ragazzo lì incredibile, un po' che non si vede in TV, è un po', però esce un film in ottobre, fino a ottobre, sì. Suo? Recentemente ha fatto anche molte regie, ma secondo me lui è molto bravo proprio a fare gli scherz, ha delle facce che è già uno scherz, la sua faccia, come si muove, già. Va bene, abbiamo visto anche Maresca e Fabio De Luigi. E tornando a parlare di calcio, questa è la pausa della nazionale, caro Pietro, vuol dire che Fabio, ma Mancini secondo te ci salta fuori? Perché anche lì non la vedo molto. L'altro giorno non mi ricordo dove ho visto la nazionale, tra l'altro che non fece benissimo dei mondiali del 2002, e onestamente fare un confronto con quella di adesso e vedere... Quella di Prandelli? No, di Trappattoni. Trappattoni. Che c'aveva dei signori giocatori sulla Totti, carta. Totti, sì, Vieri, Piero, Camoranesi, Del Piero, cioè sì. Ha fatto male. Nesta, Maldini, Cannavaro. Adesso non abbiamo uno di questi qua. Buffon. Adesso sinceramente qualche dubbio sul materiale umano che si manda in campo viene, perché in effetti le grandi squadre, nuclei di italiani come c'erano una volta, non li hanno più. Questo probabilmente fa sì che su certi livelli internazionali si sente la differenza. Io penso per esempio Di Natale, che era un ottimo giocatore per il campionato italiano e per la dimensione dell'Udinese, ma in nazionale è un'altra cosa. Quando vai a giocare contro la Francia, la Germania, la pressione la senti. La Francia è fortissima comunque, Fabio. Ma sì, innanzitutto ricordiamo che questo mercoledì fanno l'amichevole contro l'Ucraina a Genova e poi il 14 c'è la partita ufficiale della Nation contro in Polonia e la gara di ritorno contro la Polonia. Allora, ma ne abbiamo già parlato, sostanzialmente dal mio punto di vista non c'è un ricambio generazionale, il livello del nostro calcio in questo momento è veramente basso, modesto. Anche se diciamo siamo abituati a pensare che ci sono grossi campioni, ma più che altro sono campioni individuali, non riescono a fare squadra. Ci vorrebbe anche più tempo per fare degli stage approfonditi, che ovviamente come Mancini adesso, ma anche per gli altri CT, non c'è mai tempo per approfondire, per stare insieme e poter fare squadra. In questo momento Mancini sta cambiando, sta chiamando anche altri giocatori, al di là che ci sono tre infortunati, quindi all'ultimo momento ha dovuto anche cambiare con qualche giocatore. È stato anche adesso convocato Piccinni, che gioca nel Valencia, è un giovane veramente di grande livello, che è andato all'estero per una mangiata di pane. Però ci vuole del tempo e non è facile. Secondo me ci vuole tanto tempo, Preci? Tanto tempo, perché giocatori come abbiamo nominato poco fa nel 2002, che hanno fatto dei flop, però erano giocatori di livello, in realtà qui
se devo pensare io a un giocatore, non me ne viene in mente uno che mi lascia, cioè a me Balotelli, che non piace, però a me è l'unico che però, mi dà l'idea di un fuoriclasse. Però gli bene altri... male quelli che sono stati cambiati sono quelli che il livello è quello, non è che ci puoi mettere di più. Belotti non è stato chiamato perché non in forma, lo stesso Balotelli, giustamente in questo momento Immobile è, diciamo, si è già ripreso, è entrato in forma ed è ad esempio il giocatore che potrà guidare l'attacco, però ecco, ci vorrà del tempo. Insigne, Immobile e soprattutto dobbiamo sperare, quello, ecco, forse Chiesa forse è l'unico che ha un futuro roseo, forse, sperando e dobbiamo sperare soprattutto di riuscire a trovare un buon regista a centrocampo, perché finora, da quello che abbiamo visto, Verratti, che nel suo club fa grandissime cose, quando arriva in nazionale sembra un altro giocatore. Non è che sembra un altro giocatore, è un altro giocatore. Giochi contro quelli buoni buoni buoni, che in Francia c'è una squadra buona buona, guarda vai a giocare contro la nazionale. Verratti fa fatica a toccare palla fra Pogba e quegli altri due animali che c'ha in mezzo, sono delle bestie, sono tutti alti 1,90, sono tutti le spalle quadrate, sono tutti dei bufali, quindi voglio dire, alla fine il livello nostro non è così scarso il campionato fisico, francese, però beh, insomma, tolte le prime due squadre o tre, il campionato francese allora c'è un sacco di squadre, allora come lo stesso ragionamento lo possiamo fare per il campionato spagnolo, però alla fine c'hanno le squadre più forti al mondo, bisogna sempre poi vederla, lo so, però Germania, bisogna sempre vederla. In Italia ce ne sono 5, forse 6. Adesso in Italia ci sono più squadre più grandi rispetto ad altri campionati, ho dei dubbi, Beh, sicuramente toglie la Juve, che è la prima che se la gioca con Reale, con il Bayern e col Barcellona, quelle squadre lì, col Manchester, poi le altre, insomma, la Roma, anche la Lazio, se a livello l'Inter. Europeo un passo avanti lo stiamo facendo, perché insomma già da queste prime giornate stiamo vedendo che insomma tutto sommato ce la stiamo cavando bene. Ce la stiamo cavando bene, poi dopo questa eccetto la Lazio. Questa settimana, vabbè. Comunque l'Italia che ho visto a Bologna contro la Polonia veramente non mi ha fatto una grande impressione. Non ti diverti neanche. Però la Polonia comunque devo dire è una signora squadra. Esatto, e abbiamo fatto alla fine un ottimo pareggio se vai a vedere. Sì, però bisogna far gol. Un ottimo pareggio su calcio di rigore nel finale. Anche Bologna deve far gol. Adesso ci pensa Santander, no? C'è un sacco, ormai c'è la canzone, l'avete vista in rete. C'è una canzone, l'ho vista l'altro giorno, mi è arrivata. Anche allo stadio. L'hanno messa allo stadio? Sì, la canta anche mio figlio. La cantano, ma io ho visto l'altro giorno, mi è arrivato un link su YouTube che c'è uno che con la chitarra ha proprio messo giù una canzone. Mi sembra che l'ha proprio fatta. E noi non ce ne frega niente di Ronaldo, noi abbiamo Santander, va benissimo, per l'amor di Dio. Preci però della situazione, quando non sa cosa fare, metti giù la canzone. No, ma non l'ho fatta io, raccomando, l'ho vista, la prossima. Vista, però. È sulle note di Robin Hood e Little John, Van per la foresta. Quella lì? No. Sì. Non lo so, però l'ho vista. Noi a Bologna se abbiamo Santander, bella, molto bravo. In realtà, se Santander la prossima fa gol, finalmente un altro gol, potrebbe essere uno di quei giocatori che sicuramente, oltre che alla canzone, può rimanere nel cuore della nostra città per tanti anni. Però bisogna, poi comunque si rientra dopo la pausa, becchi subito il Torino, Pietro, non è... Le squadre con quelle. Cui devi giocare sono quelle, perché... bisogna rimboccarsi le maniche anche lì, bisogna sbattere contro dei colossi e dare dimostrazione. Archiviate Inter, Roma, Juventus, adesso il livello è quello. C'è la famosa fascia di squadre che dovrebbero essere sulla carta, come dicono in tanti, alla portata del Bologna, dovrebbero. Ma in realtà... guarda che sulla carta noi, se ci togli la partita con la Spal, bene o male, forse col Frosinone, ma per il Frosinone abbiamo preso comunque un punto, ma se ci togli la partita con la Spal saremmo veramente con 10 punti, saremmo perfetti in un certo senso. Non ho capito i 10 punti? No, dico, ci mancano i punti con la Spal sostanzialmente a noi. Se vai punti a vedere, però la Spal scherza mica. Spal c'ha capito, però la, però la giocavamo in casa. No, dunque, sì. Sì, sì, però la giochi in casa, loro sono buoni, te no, te sei sulle gambe. Il centrocampo della Spal tra Missiroli, Kurtic. Ma Missiroli non scherza mica, Lazzari. Kurtic, Lazzari, lo stesso Lazzari, insomma, dai, la Spal. Noi non abbiamo per adesso ancora. Loro hanno fatto una grande partita, però noi proprio non c'eravamo, ecco.
voglio dire, se ce la giocavamo eventualmente potevamo anche portare a casa qualcosa. Potevamo anche portare a casa qualcosa, questo sono sempre, diciamo, col senno di poi, senno certo, di poi. Certo, ma sì, l'importante sarebbe portarle a casa quando è ora, quando sei lì che giochi, e, perché abbiamo bisogno, molto bisogno di punti. I tifosi sono vicino alla squadra, come del resto è sempre stato, ma alle volte potrebbe anche non bastare. Presidente, vado subito di nuovo a parlare con il mio amico presidente Alessandro Ricci del TAG. Secondo te, presidente, si fa molto per il teatro dalle nostre parti o a livello nazionale, forse a livello regionale, si potrebbe fare di più? Cioè, un presidente, no? Perché qualcosa la deve dire un presidente, da, cioè, è contento di tutto quello che c'è in giro, o si potrebbe veramente avere qualche aiuto in più, chiamiamolo così? Diciamo che noi siamo contenti della nostra esperienza, l'aiuto in più sarebbe sicuramente necessario, è indispensabile. Fare teatro, fare cultura, fare musica costa, è un investimento importante, e che sostenuto solo ed esclusivamente con l'impresa privata è una impresa quasi impossibile, insomma, quasi impossibile, ci vorrebbe comunque un'avventura quasi impossibile. Noi riusciamo in questo momento a reggere perché abbiamo altre attività, abbiamo un'attività immobiliare a fianco, abbiamo affittato dei locali, quindi abbiamo un locale che abbiamo affittato. Avete un autosostentamento anche a livello proprio? Abbiamo delle attività parallele che consentono di dirottare risorse, ed essendo una cooperativa non abbiamo la funzione del lucro, ma consentono di ruotare risorse da un'attività all'altra. Però francamente è un'impresa durissima, insomma, fare quadrare i conti. C'è il patrocinio, ecco, del comune? C'è il patrocinio del comune? C'è il patrocinio del comune, con la terza rassegna di quest'anno, con la terza stagione, oltre ad avere il patrocinio abbiamo anche un primo contributo pubblico di 10.000 euro nell'arco della nostra stagione, il primo contributo pubblico che noi riceviamo da quando ci siamo avventurati in questa esperienza. Ecco, magari fra una partita e l'altra, il 20 ad esempio di ottobre, noi apriamo la nostra stagione con una serata di grande musica, musica da camera, sono violini e il trio delle sorelle Marzadori. Sono tre ragazze bolognesi, di cui una è il primo violino della Scala di Milano, ed è una serata sicuramente particolarmente importante e significativa. Per gli appassionati del genere, e anche magari per chi non è appassionato, scoprire un mondo nuovo. Ecco, una cosa che abbiamo cercato di fare, che cerchiamo di fare, è quello di dare spazio anche, come dire, alle realtà locali. Agli artisti locali, a quelli che sono emergenti, a quelli che hanno anche un vissuto e un passato, ma che però li lega con il territorio, con la dimensione locale nostra, e anche un modo per valorizzare. Ad esempio, nel campo della musica abbiamo due appuntamenti con il gruppo e l'orchestra di Bentivoglio, sia la giovanile sia l'orchestra principale. Chiudiamo con i Berliner, Berliner Filarmonica, un quartetto dei Berliner che chiudono la nostra stagione della musica da camera, stagione che la parte musicale sarà invece conclusa con uno spettacolo il 24 di aprile con la Pneumatica Romagnola, con quindi uno spettacolo di tutt'altro genere, ma sicuramente particolarmente bello ed interessante, anche, magari, perché è anche stimolante come partecipazione da parte del pubblico, perché poi una delle cose belle di questi luoghi, che non sono molto grandi, 200 posti a sedere, è anche quello di poter creare le condizioni per interagire con il pubblico e quindi renderli partecipi e protagonisti, insomma, in questa esperienza. Tutti insieme, tutti uniti, che si percepisce magari di più l'emozione di quello che succede nella serata, che è quello che si dovrebbe percepire anche allo stadio quando gioca il Bologna, ma ultimamente si entra tutti così e si esce tutti così, è quello un po'. Sono le emozioni che si provano, a meno che non vai a vedere, esci, o non sei dai, tifoso della Juve, a meno che non sei tifoso della Juve, che godi sempre. Noi siamo abituati a soffrire, caro Pietro,
andiamo allo stadio, arriviamo carichi come delle molle alle tre. Ma usciamo carichi lo stesso. Sì, dai, però sì. Con una quel però che... dobbiamo rifare la formazione base. Anche secondo me è bisogno che ripristini, che mi vieni a prendere con il macchinino, con adesso la bicicletta. Con le domeniche ecologiche. Però sai che soddisfazione quando fai i tre punti. Ah, dillo a noi. Sai che soddisfazione, noi siamo sempre lì in agonia, tutto sempre, sempre, sempre. La monotonia della Juventus, dai. Quello è vero. Ormai è scontata la infatti, cosa, quindi no. Per noi è monotona la Juventus, per noi è monotona anche la Virtus Basket, quest'anno che vincerà sicuramente il campionato. Detto questo, andiamo a prendere tre punti in pubblicità che sono molto importanti. Arriviamo subito, state lì. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Da secoli le monete d'oro sono l'investimento più sicuro. Sono giornalmente quotate nelle principali borse internazionali. Conservano il loro valore, indipendentemente da eventuali cambi di governo. Consulta San Marino Oro per investire nel tuo futuro. Nelle città, smog e polveri sottili condizionano pesantemente la tua salute e la tua vita. E l'aria che respiri in casa è spesso peggiore di quella esterna. Bologna non si salva di certo. Puoi salvarti tu. Residenza Le Rose a Sallazzaro, classe A4, con produzione energetica superiore ai consumi con zero emissioni, struttura antisismica. Ma abbiamo pensato anche all'aria che respirerai in casa per tutta la vita. Abbiamo installato un eccezionale sistema di sanificazione ambientale a ventilazione controllata con ricircolo e purificazione dell'aria. L'ambiente di casa sarà sempre pulito da smog, polveri sottili, pollini, aria viziata, muffa e umidità. Diamo un'occhiata ai filtri dopo solo qualche mese dall'installazione. Guarda bene. Tutta quella porcheria nelle altre case la respirano, tu no. E l'impianto prevede una manutenzione veloce ed economica. Residenza Le Rose, a San Lazzaro. Hai capito tutto? Bene, adesso respira. Sportiva! Sono usciti i nuovi dati! La nostra e vostra radio ancora in crescita! Oltre 1.100.000 ascoltatori! Ogni giorno sono qui con noi! Indagine sull'ascolto radiofonico TER, l'unica riconosciuta dal mercato! Come te, oltre 1.100.000 amici scelgono Radio Sportiva! Grazie di esserci! Eccoci di nuovo, siamo rientrati e dietro di me un losco figuro che gli volevo chiedere come hai visto il Bologna? Con gli occhiali? Sabato. Ho visto un grande portiere del Bologna che ha fatto due grandi parate, male come atteggiamento mentale, entrati in campo malissimo e Cagliari con molta più grinta e quindi giusto così. Cagliari con molto più grinta, ma le prossime partite allora come le affronti? Il Torino ha giocato un'ottima partita con Frosinone, quindi sarà durissima secondo me alla ripresa del campionato, però dai, c'è la sosta, vediamo un po', magari recuperiamo qualche giocatore. Ecco, la sosta può servire per recuperare qualche giocatore. A proposito di giocatori, non di calcio ma di tennis in questo caso, Pietro, io ho assistito alla Virtus Tennis al quel bellissimo evento, il Ciao Ferruccio con Ciao e Fabio. Ciao e Fabio, che è stato organizzato da te e da tutto il gruppo della Virtus Tennis Bologna insieme al fratello Mirko Bonetti. Oltretutto a giocare c'era quel, non so neanche come chiamarlo, perché è uno spettacolo, cioè un campione, forse uno dei primi 5 giocatori di tennis al mondo quando giocava lui, ha fatto l'Asian, ha scherzato, ma soprattutto colpi di grande tennis. È stata una giornata perfetta.
Sì, è stata una 3 giorni direi perfetta, ti correggo solo sul fatto che in realtà è stato organizzato da Mirko, il fratello di Fabio, noi come Virtus Tennis e personalmente ciascuno di noi abbiamo dato un supporto sia come struttura che con il personale che abbiamo a disposizione. È stato molto bello, emozionante, tanti amici che sono venuti da fuori, Camporese, Canè, Narducci, Cancellotti, Panatta, Raffaella Reggi, Gianluca Rinaldini. Pieno, c'era il mister Colombo. Sono state più di 600 persone. Sì, ho visto un sacco di gente, bellissimo, c'era anche il Bortolo, devo dire una cornice di pubblico incredibile per uno spettacolo, soprattutto per ricordare dei personaggi come è stato Ferruccio, come è stato Fabio, che ancora faccio fatica a pensare che Fabio... mi viene un attimo ogni tanto, mi viene un attimo con noi, sorride, cioè, è una cosa che bisogna fare i complimenti perché hanno fatto veramente una cosa bella. Poi tra l'altro Mirko era la prima volta che organizzava un evento, no? Ma noi dopo abbiamo scoperto questo lato per noi inedito, ma chi lo conosce meglio probabilmente non è rimasto così sorpreso, di Mirko, che veramente ha tirato fuori una grinta e un'organizzazione veramente perfetta. Aver avuto ospite Henri Leconte, che è stato numero 5 del mondo, ma direi che come talento fosse secondo solo a John McEnroe nel tennis degli ultimi 30 anni. Ma poi col genere anche del personaggio. Con un personaggio fuori dal campo, io sono andato a prenderlo a Firenze in aeroporto perché a Bologna era chiuso e mi sono fatto un'ora di strada con lui ripercorrendo il tennis di quegli anni e per me è stato impagabile. Tra l'altro avevo iniziato a parlare francese perché avevo dei vaghi ricordi, ma mi ha stoppato subito chiedendo di parlare italiano perché... Sì, lui sa 6 o 7 lingue. Sì, parla italiano, spagnolo... 6 o 7 mogli, 6 o 7 lingue, 10 o 12 figli... È veramente figli. Un personaggio, poi colpi imprevedibili. Ha giocato con noi soci, insieme a Camporese, quindi è stata una giornata, quella conclusiva, veramente bella. A testimonianza del fatto che il tennis comunque sia quello passato che quello futuro desta veramente un grande interesse. Abbiamo la fortuna di avere grandi giocatori come non solo Fognini, Cecchinato che viene ogni tanto anche ad allenarsi alla Virtus, che fanno da traino anche per i più giovani che magari non hanno visto giocare i vari Leconte, Camporese. Però insomma dai, è sempre bello avere dei campioni con noi a giocare. Preci, a proposito di soci, parlavamo, tu invece non socio ma... No social party, che cos'è questo no social party? Spieghiamolo bene senza ridere. Spieghiamo, no, va bene. Allora si può dividere in due punti, anzi si divide in due punti. Quello che è il punto di vista dello spettatore e il punto di vista artistico. No social perché spesso succede durante prima degli spettacoli a teatro che venga chiesto ragazzi mi raccomando il telefono, il cellulare, silenzioso e puntualmente a qualcuno gli suona il telefono. Un altro punto dello spettatore è che magari qualcuno si metta a riprendere lo spettacolo e in una serata Brignano sarebbe molto con uno spettatore che lo stava filmando perché gli spiegava che l'attenzione era... lo spettatore filma lo spettacolo quindi sta calando l'attenzione nei suoi confronti, quindi proprio ci prese impettito, gli spiegò il suo punto di vista. Poi c'è il punto di vista artistico, no social perché oggi più che mai ci si trova su Facebook, insomma su internet in generale, manda per partecipare al casting, manda una mail con un video, per partecipare allo spettacolo manda un link, manda insomma. Il no social party è vai sul palco e mostra chi sei, non è né un talent né una... Esatto, vai proprio sul palco nudo e crudo, nudo e crudo, dimostra chi sei, facci vedere allora, quello che fai. Ergo, se vengo non devo riprendere. No, puoi riprendere perché scende Enrico con la sua criniera. No, ma ci sarà, no. Scende Enrico. A parte che no, la quello... serata verrà ripresa, verrà, no, certo. Verrà ripresa, verrà sono tutto. Sono i due punti, diciamo, su cui è creato il nostro social party. E poi quella poesia che mi dicevi? Ho imparato una poesia, te la devo dire? Certo. Vado allora. Vai. A questa di Stefano Benni, che no, anche lui non è potuto venire come Luggiano di prima, quindi ho detto vai e fallo tu, e allora lo faccio. Guardo lì, vado bene. Poesia si intitola Io ti amo. Devo guardare qua, ok, scusa. Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo.
Io ti amo e se non ti basta vuoterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta perché il tempo si fermi fermerò i pianeti in volo e se non ti basta vaffanculo. Grande Checco Benni. Ringraziamo Stefano Benni che non è potuto venire a trovarci, grazie Stefano, ci ha deliziato di questa poesia. Cara Barbara, invece, come sul fronte di cantanti emergenti? Ma ne parlavo anche durante la pubblicità con il presidente e dicevo che è molto bello questa loro disponibilità di dare spazio ai giovani, perché Enrico la situazione è veramente pietosa dal punto di vista dei giovani, degli spazi per potersi esibire. Tutti hanno una visione un po' distorta, tutti questi ragazzi, di quello che è fare musica, suonare, cantare. Credono che andare in televisione, siamo in televisione, però credono che finisca lì. E quindi molti aspirano ad andare ai famosi talent, amici, X Factor, quant'altro, e senza tener conto che è la gavetta quello che ti porta poi ad arrivare a quel palco, perché sennò arrivi in una situazione dove vieni consumato e distrutto, non sei capace di rendere quella pressione. Ti faccio l'esempio, ti dico una cosa in anteprima che ancora non sai, ma avrai tuo ospite la prossima settimana, un ragazzo che ha detto no ad Amici. Lui è un cantautore, giovane cantautore, io dico che mi ricorda moltissimo Ed Sheeran sia come personalità che come talento. Questo è uno di quei ragazzi che si sta muovendo dalle basi, quindi suonando, studiando, lavorando con un produttore e anche il nostro social party, ad esempio, secondo me è stupendo, quindi complimenti al nostro Checco per l'idea, perché grazie. Ci saranno questi artisti emergenti che avranno la possibilità di esprimersi con i loro inediti su una vetrina prestigiosa comunque che è quella del teatro, perché fare teatro è sempre qualcosa di molto bello. Molto bello, diciamo che noi qua a Punto Radio, io parlo anche per Punto Radio perché faccio lo speaker a Punto Radio, nel mese di agosto abbiamo fatto, di settembre, abbiamo fatto una serata dove sono stati raccolti al palco un sacco di cantanti e artisti che si sono esibiti, c'è stato una specie di, dopo una giuria ha premiato, ma in realtà li hanno premiati quasi tutti perché è stato bello lo spettacolo, si sono esibiti un sacco di giovani emergenti, è stato creato un contenitore, grazie anche che è stato chiamato talent.radio e anche sulla scia di questo, visto che a noi qua in redazione, a me tutti i giorni mi arrivano centinaia di mail da cantanti, da agenzie di spettacolo, agenzie, quelli come si chiamano quelli che hanno tutti i cantanti, non mi viene la parola. Booking. No, vabbè, agenzie, chiamiamoli agenzie varie che propongono i loro cantanti. I vecchi impresari propongono le loro canzoni, sono veramente tanti. Ne abbiamo già raccolti una parte con questo, uno social party, un'altra parte è stata raccolta appunto radio e cercheremo di dare più possibile, sempre di più spazio a tutti quelli che vogliono esibirsi, come diceva Checco, sul palco, nudi e crudi, cioè tu vai lì e tiri fuori tutto quello che hai e quello che sei, che comunque per un ragazzo giovane può anche servire su tutti i fronti nella vita futura che gli si va a proporre poi davanti. Detto questo, visto che la stagione coi capelli, cappellini, i capelli cascano per terra, tranne che a me, mi dispiace, ma abbiamo la nostra dottoressa che ha un rimedio anche per... C'è un diavolo per ogni cappello. Però da casa non si sa. Adesso c'è la caduta delle foglie, c'è anche la caduta dei capelli. A me ne sono caduti un sacco di ieri a lavarli. Un sacco. Non si direbbe. Però le cause, diciamo, legate alla stagionalità ancora non sono ben chiare, ma forse si pensa che una delle cause sia proprio l'attività ossidativa data dal sole estivo, quindi si raccomanda anche proprio di proteggere i capelli dall'esposizione solare ma anche dalle lampade abbronzanti per chi le fa, quindi questa è una prevenzione. E poi comunque sicuramente a livello naturale si può assumere anche dell'equiseto, che è ricco in silice, che è uno dei minerali presenti nella struttura dei capelli. Ripetilo, l'equiseto. Equiseto. Che è una pianta ricca in silicio. Erba cavallina. Sono caduto dentro un bidone di equiseto. Di equiseto tu non hai bisogno. E comunque oltre al capello e alle unghie, perché comunque sia l'unghia che il capello sono fatti della stessa... anche il miglio, però dicevo che
squisito può essere utile anche per la struttura ossea, anche per i denti, proprio perché è ricco in questo silicio, quindi diciamo non solo per i capelli. Il nostro Guido, il bel Emiliano, che ha fatto il suo calendario, che è sempre più bello anche del mio, si occupa di queste cose. No, del tuo è impossibile. No, sembra più bello sembra quasi più bello del mio, tu non hai mai visto il mio calendario, meglio così. E tu ti occupi comunque, diciamo, in realtà. Sì, in realtà, oltre al personaggio che sono un farmacista. Farmacista, quindi voglio dire, c'è una parte tua nella vita di tutti i giorni, seria, regolare, esatto, e poi seria c'è anche questa, però diciamo è di svago. È quello un passatempo, un hobby. Un po' come facciamo tutti noi. Facciamolo vedere. No, abbiamo già fatto vedere. Ma interessante. Prima. Dentro non lo faccio vedere perché. No, ma è interessante dentro. No, perché dopo c'è il confronto tra me e lui e quindi. Cioè, dopo voglio dire, dopo mi vergogno io. No, poi vi faccio, ecco, vi faccio vedere questa. Bisogna questa poi andare a prendere. Se volete vedere il calendario, è questa. Non lo facciamo vedere, la camera vi fa vedere il calendario, chiedete a Bucaria chi lo vuol vedere, credo solo delle donne. Però noi donne vogliamo vederlo. Dopo ve lo prendete. Eccolo, eccolo il nuovo bel Emiliano. Togliamo via sta roba, per favore. Anche la spiaggia dove lavoravo io c'era... No, però ho visto una bella tartaruga, ho visto una bella tartaruga. Io ti giuro, io questi due qua, io non so come li devo portare. Ho visto proprio giallo. Basta con questo giallo. Giallo carina. Via, è che c'è orario di cena, per favore, è orario di cena. Sono carapace di tartarughe, comunque. A parte che adesso voglio dire, fate pure i furbi con le mie foto, continuate a giallo. No, fatemi una foto adesso che ho questo fisichino qua. È Andrea Roncato quando va in Brasile con lo nostro canale. Sì, ero io che ero andato là. Ho capito, ma cosa c'è di così interessante? Dico grazie, io, scusate, siamo in una trasmissione. No, dico basta. Ma dicevamo che a casa Fabrizio, interessa. Parliamo un attimo di calcio. Voglio sapere da te lo schema di adesso del Bologna. Un minuto che poi siamo in chiusura. No, se volete fare. No. Volevo chiedere a Guido, che fa il farmacista, se quando è al banco ha quegli anelli e quei bracciali, serve così. Ma guarda, sono fortunato perché io sono, non si direbbe, ma sono anche il titolare della farmacia. Ah, eccolo, a banco già capito ci sono tutto, veramente perfetto. Poco. Infatti perfetto. La gente lo viene a salutarmi, ma non mi trova mai. Vabbè, fammi la domanda seria. Ti sei bruciato, c'è finito il tempo. Oh, mi dispiace. Bologna-Torino, ti do il pronostico. Per le prossime tre partite. Bologna-Torino. Formazione identica. No, speriamo di no. Qualcosa deve cambiare perché alcuni giocatori non sono entrati in campo con la testa giusta. E secondo me è giusto che cominci a cambiare qualcosa. Ecco, il trittico di partite Bologna-Torino, Sassuolo-Bologna, che a Sassuolo... E Bologna-Atalanta, che l'Atalanta la prendiamo forse in un momento neanche tanto in forma, visto che credo sia la sorpresa negativa del campionato. Arrivare fra un mese succede di tutto. Sarà già in formissima. Infatti, intanto saluto gli amici che hanno un diavolo per capello, anche loro di Napoli, con Criscitelli, il suo club, che sta sempre dietro a guardare quelli con le maglie zebrate, lì bianchi e neri, che gli scappano via. Loro li corrono dietro, ma non li riescono a acchiappare perché questi non mollano, come si dice in gergo, un crostino. Secondo me siamo vicini alla pausa, dopo rientriamo per i saluti, state con nosotros che dopo torniamo. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store, a Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Da secoli le monete d'oro sono l'investimento più sicuro. Sono giornalmente quotate nelle principali borse internazionali. Conservano il loro valore, indipendentemente da eventuali cambi di governo. Consulta San Marino Oro per investire nel tuo futuro. Bello canti chiari con vivacità, sempre insieme a noi. Le tue canzoni che si fanno ricordare. Radio Italia anni 60.
gabinetti. Visto che sono stato sfidato sul look, va bene, però sull'occhiale vinco io. Sì, così, sì. Questo occhialino, no, qua, così da niente. Non posso competere con questo. Con l'occhiale non si compete. Allora siamo arrivati, ahimè, purtroppo, alla fine di questa trasmissione. Volevo ricordare che il 13... Sì, 13 al Cuore Matto c'è il casting per la nuova edizione del concorso sia maschile che femminile, La Bella e il Bello Emiliano. E chi volesse partecipare, ben accetto. Abbiamo già un Fabio Campisi lanciatissimo alle prossime selezioni. Dicono fonti di condominio. Ho già mandato il form, ma non me l'accetta. No, te l'accetta, perché rischia di vincere, perché lui sembra, presente Richard Gere, no? Si trasforma, col bulbo, disco. Tutto bello, pettinatone, Fabione. Non scherza. Comunque, vi ricordo che siamo arrivati, ahimè purtroppo, alla fine della trasmissione. Voglio ringraziare e salutare il presidente del TAG di Granarolo, Alessandro. Presidente, se c'è qualcosa da aggiungere, abbiamo detto più o meno tutto. Ricordiamo ai nostri amici che chi vuole vedere o avere notizie in più, sito www.teatroagranarolo.it. teatrogranarolo.it, se no possono telefonare direttamente al cellulare del presidente, che adesso ve lo diamo. No, sto scherzando. Alessandro Rizzi, andatelo a trovare. Tanto noi siamo H24, quindi non c'è problema. H24, quindi tutte le notizie sul teatro, sul TAG di Granarolo le potete trovare. Vi ricordo che molto presto avete notizie anche su quei due personaggini che sono in regia, che molto presto la io vendetta. Mi vendicherò. Detto questo, lo ringrazio e lo saluto. Mi saluti anche Enrica, l'amica nostra Enrica, che la salutiamo. Senz'altro. Ci vedremo prossimamente, chissà che veniamo a vedere uno spettacolo un sabato, che abbiamo un po' di tempo da respirare, perché qua non abbiamo un minuto. E ci vediamo prossimamente, magari. Ci farebbe molto piacere. Magari qualche artista giovane, emergente, che lo vuoi far passare da noi una sera. Volentieri. Può succedere, volentieri. Queste cose se le concordiamo le facciamo. Grazie e ringrazio Barbara Truzzi, la troveremo spesso in radio.radio, ma anche lei al No Social Party. Sì, il 20, e lì ci saranno delle belle sorprese. Delle belle anche sorprese. Per me, temo. Anche per lei. Fabio Campisi, appunto, come vi dicevo, lo troverete alla Bello Emiliano, prossimamente sarà uno delle nostre. No, aspetta. Ti voto, qui è il nostro Jolly, il nostro Jolly. È un bel uomo, no. Dai, bello brezzolato. No, bel ragazzo. Al bello, il bello. Il bello. Il più bello, anzi. E anche il più preparato, perché lui comunque sa tutto. Bisogna dire che è preparatissimo con le sue analisi. Dove sono i fondelli qua? Hai perso i fogli. C'è sempre tutti i fogli scritti con le analisi. Perfetto. Saluto e ringrazio Fabrizio Sola, che troveremo prossimamente. Fabrizio, grazie di essere stato con noi. No, grazie a te che facciamo queste comparse. Tutta la serata, no, lo sai che ero in radio, quindi dai. Però mi fa piacere sempre venire a salutare. Al centro dell'attenzione. Al centro della sezione, come l'uomo in mezzo a due dame, fa la figura del salame. Bravo, quindi, quindi sono molto preparato. Grazie a Fabio. Saluto e ringrazio Anna Maria. Grazie a voi. Grazie a voi. Nell'erboristeria Reggio Emilia, via Bismantova. Che so che dei miei amici ogni tanto la vanno a trovare. Sì, sì, qualcuno è venuto. Sì, grazie, sì. Mi hai mandato qualcuno. Via Bismantova, ringraziamo il bello Emiliano della stagione. Questa è la sua fascia, ve la faccio vedere. Sì. Che bello, la voglio anch'io un giorno questa fascia, il bello Emiliano. Dai, il bello devi partecipare anche tu, dai. Quando ho meno capelli partecipo, quando comincio a perderli partecipo anch'io. Lo saluto. Grazie mille. Ci vedremo prossimamente. E, Pietro Maresca, che dire, i fronti sono tutti pronti, abbiamo iniziato a fare tutto, mi è venuta così. Prossimamente l'inaugurazione, vero? Solamente al cinema. Ci pensavo. I fronti sono tutti pronti, vuol dire che tu sei su molti fronti e sei già, come dire, sei anche tu come... No, dico, aspettiamo l'inaugurazione, vero? No, diciamo che Pietro ha la nuova inaugurazione. Abbiamo delle novità, però sì, non le rivelo. Anche l'inaugurazione del nuovo salone. Ma non lo dire, adesso è ancora tutto lì che... No, nuovo nel senso ristrutturato. Sì, ma sì. Vedrai che Pietro... Sì, stiamo ultimando, ma avremo ancora delle novità che poi verremo a raccontare. Lo so. Preparatevi, grazie poi Pietro. Poi ci vediamo anche in Virtus il prossimo weekend, avremo un torneo rodeo di un weekend per i ragazzini dall'Under 10 all'Under 16, quindi chi è appassionato di tennis o di sport, se vuole venire a vedere, ci sono veramente dei bravissimi giocatori. Ma soprattutto andate da Pietro a comprare delle macchine, perché tanto la macchina vi serve in ogni caso, e Pietro è lì che vi aspetta, perché nonostante tutto quello che è successo è lì ad aspettare tutti e a dare sempre un vantaggio, come si dice a Bologna, a tutti, un vantaggio per ogni cosa, perché dove può arrivare Pietro arriva, e questo bisogna dirlo, l'abbiamo sempre detto e molta gente lo sa. Grazie Pietro, ringrazio anche, adesso lo devo riaccompagnare a Villa Barruzziana, c'ho l'ambulanza fuori che mi aspetta, alle 8, con il suo, alle 8, con il suo No Social Party.
dove io sarò in qualità di presentatore con lui disturbatore sul palco, quindi potrebbe anche Barba da presentare rissa, con te, perché a me mi si tappa la vena, che mi ronza intorno, chissà cosa succede, lo lancio giù dal palco, non lo so, tutte cose che comunque lo facciamo solo esclusivamente per stare in aggregazione con voi che ci verrete a vedere, che ci verrete a ascoltare, come ascoltate la TV, la radio, come andate a teatro, come andate allo stadio, come andate a comprare una macchina, qualsiasi cosa fate, l'importante è che lo facciamo sempre con amore e con il cuore, noi per voi. Valentina, la massima anche questa settimana? Così aspetto la 1. Aspettiamo sta 1 qua. Parlare è un bisogno, ascoltare è arte. Un bacio. Ecco, questa mi sembra una frecciata più che l'ultima, la massima della settimana. L'hai capita, no? Ringrazio anche Bucaria, foto Bucaria di Arezzo, che ci ha fatto tutte le foto della serata che domani vedrete su Facebook. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. E come dice uno, addios. Che è pure cosa, scanavacciuolo, addio.